Dopo l'annuncio fatto qualche giorno fa dell'adesione alla Lega del sindaco di Giulianova Ivan Costantini, oggi si è svolta la presentazione ufficiale del suo ingresso nel partito di Salvini. Io credo che oggi sia una giornata importante, perché quando un sindaco decide di aderire al primo partito italiano abruzzese anche a Giulianova, significa che la Lega sta portando avanti un'azione di governo regionale nel caso specifico, e che vogliamo evidentemente contribuire attraverso il nostro lavoro a migliorare anche sulla città di Giulianova. Quindi è la dimostrazione che il nostro movimento, il progetto politico di Matteo Salvini, continua la sua crescita irrefrenabile su tutti i territori. Decisione che ha suscitato in città non poche polemiche. La scelta del primo cittadino eletto come civico non è piaciuta infatti ad una parte dell'elettorato giuliese. Sono convinto che con la buona amministrazione riusciremo a convincere tutti i cittadini giuliesi, compresi quelli che sono pochi rispetto alla stragrande maggioranza dei cittadini che ci hanno votato alle scorse elezioni, che non sono d'accordo con noi. Ci dispiace, ma sicuramente da domani mattina torneremo a parlare di temi, torneremo a parlare di argomenti e avremo dalla nostra parte per la prima volta un governo nazionale, avremo onorevoli parlamentari, consiglieri regionali che si metteranno a disposizione di questa città. Oltre agli striscioni dei giorni scorsi, hanno fatto eco le campagne social dell'opposizione e dei gruppi antagonisti, fino ad arrivare all'annunciata manifestazione di questa mattina. Ivan Costantini ha tradito la città intera. Ivan Costantini ha vinto per una manciata di voti, ha avuto anche voti da parte della sinistra, appunto per non far andare la Lega a governare questa città. Si è rivelato alla fine un burattino, un falso, perché è così che lo possiamo chiamare. Lui ha fatto tutta una propaganda contro la Lega nella sua campagna elettorale e alla fine niente, diciamo che è passato con il nemico. Gli avranno promesso qualcosa, ma quello che gli hanno promesso noi non lo possiamo sapere. Ma tanto sta che tutta la città, tutta la gente qui presente, ci sentiamo tutti traditi. Sindaco, che cosa vuole dire alla parte di Giulianova che la sta contestando? Ma la risposta è che mi dispiace, in un momento particolare dove c'è una pacificazione della politica a livello nazionale, dove tutti i partiti sono convogliati per dare delle risposte in un momento così importante, mi dispiace dover vedere e constatare che ci sono delle forze, soprattutto anarchiche, che in questo momento contestano chi sta cercando di rafforzare la posizione della mia città nei confronti di un palcoscenico molto più ampio. Noi non possiamo pensare di rimanere assolutamente indifferenti rispetto a quello che sta accadendo a livello nazionale.